Sì, poi vediamo come va. Siamo arrivati alla parte finale con la scelta. Allora, questa è l'ultima opera del cartellone 2013 dell'Ente Concerti Teatro di Tradizione Maria Elisa De Carlo di Sassari. È la seconda opera di Verdi che quest'anno programmiamo. D'altra parte sapete benissimo che l'anno verdiano è wagneriano, quindi è anche un'impossibilità per ora ad allestire un'opera di Wagner. Abbiamo in realtà dedicato degli spazi alla musica wagneriana nei concerti sinfonici che abbiamo. Beh, il prossimo sarà appunto martedì con l'ouverture dell'Olandese Volante. Io penso che gli spettatori si possono rendere conto che come è cambiato lo stile di Verdi in 40 anni. Perché dopo Traviata, che è un'opera che è stata rappresentata la prima volta nel 1853, Falstaff, che è l'ultima opera di Verdi, è completamente diversa. Un'opera dove c'è un ritmo musicale continuo, serrato, mentre invece in Traviata vediamo che è un'opera complessivamente, diciamo, tradizionale, con pezzi relativamente chiusi, di arie con cabaletto, anche se c'è una maggiore apertura, diciamo, come ispirazione rispetto alle altre due opere precedenti, Rigoletto e Trovatore. Massimo Mila ha scritto che Traviata costituisce la fine di un periodo artistico. In sostanza, a suo avviso, ci sarebbero due grandi musicisti che entrambi si chiamano Giuseppe Verdi. Uno è l'autore, diciamo, di opere che vanno da Nabucco sino a Traviata, l'altro è l'autore di opere che da Il Vespri Siciliano, Un ballo in maschera, poi Aida, Don Carlo, arriveranno poi alle opere della tarda vecchiaia che sono Otello e Falstaff. Effettivamente, quindi, possiamo dire che in qualche misura Traviata è un'opera che chiude una prima fase compositiva e per certi versi ne prelude una nuova. In particolare, un altro elemento che unisce la produzione artistica di quest'anno è che sono delle opere, ad esempio Così fa tutto e Traviata, dove librettisti e compositori hanno voluto ambientare le opere ai loro tempi.
così fan tutta è nata da una storia parrebbe vera che aveva colpito l'imperatore Giuseppe II, quello appunto di uno scambio di fidanzati che era avvenuto a Trieste e quindi aveva chiesto a Lorenzo da Ponte, il librettista, di trattare questi episodi. Così anche Traviata nasce da uno spettacolo teatrale allora di grande successo, soprattutto a Parigi, La Dama o Camelia di Alessandro Dumas figlio, che a sua volta nasceva da un episodio realmente accaduto. In sostanza l'episodio era quella della Alphonsine Duplessis, che era, diciamo, dopo aver fatto una vita abbastanza travagliata, addirittura venduta da bambina agli zingari, aveva raggiunto un ruolo importante nella Parigi del primo Ottocento, diventando una delle cortigiane, oggi si direbbero escort, più richieste e anche più, ma di una vita sfortunata perché morì giovanissima di tubercolosi, la tisi, il mal sottile, quella che era una malattia quindi molto, molto diffusa. Il Verdi aveva già trattato, diciamo, una, come dire, una dimensione contemporanea delle sue opere, che è un'opera di pochi anni precedenti, anzi era stata rappresentata poco prima a Venezia, che è Stifelio, un'opera che per tutta una serie di ragioni non è mai entrata nel grande repertorio, nonostante presenti tutta una serie di aspetti molto interessanti. Lo stesso Verdi non era del tutto soddisfatto di quest'opera perché l'avrebbe rielaborata con un risultato decisamente molto peggiore in Aroldo. Stifelio è un'opera che anche questa, che si svolge ai tempi di Verdi, rappresenta un adulterio di una moglie di un pastore protestante. La prima fu un fiasco, rappresentata il 6 marzo 1853, non tanto per il soggetto allora scabroso, perché chiaramente gli aspetti di censura avrebbero trasferito l'opera con costumi settecenteschi, quindi in un secolo notoriamente più libertino del borghese ottocento, ma certamente per la presenza di una cantante non del tutto adeguata, come emerge anche nella stessa corrispondenza di Pietro. Effettivamente questa opera, come poi ci dirà il maestro Lanzillota, per la parte della protagonista è una parte molto difficile. Certamente è più difficile dei personaggi come Aida o come Elisabetta di Valois e Don Carlo, perché alla fine ci sono tre personaggi a livello musicale. Una cantante in qualche modo brillante, come si dice, di coloratura, come emerge anche dalla cabaletta Sempre Libera. Un personaggio molto più riflessivo, che è il personaggio del secondo atto, e poi un personaggio completamente disperato, che è il personaggio del terzo atto. Quindi chiaramente alle cantanti presenta dei problemi non facili, sia dal punto di vista della tecnica musicale, che soprattutto quella dell'interpretazione drammatica. Che cosa c'è? Che nell'opera emerge anche, rapportandola col testo di Dumas, quella che è una serrata critica del perbenismo di metà Ottocento, la trama della Traviata, poi tutti penso che la conosciate, cioè alla fine che Violetta rinuncia a questo suo grande amore esclusivamente perché il padre di Alfredo Germont chiede di far sì che la propria figlia che si sta sposando non vuole essere imparentata con una prostituta, seppur di alto porto.
E quindi chiaramente c'è questo sacrificio che in qualche modo c'è questa sorta di redenzione dell'atto finale. Parigi allora era la città, diciamo, un po' una delle capitali del vizio, possiamo dire, sia di alto bordo ma anche di infimo bordo, come la letteratura del tempo testimonia, in particolare quello straordinario romanzo di Honoré de Balzac, Splendore e miserie delle cortigiane. Oggi effettivamente si resta perplessi di fronte a questa legge che è stata presentata in Francia, dove praticamente vengono puniti i frequentatori di prostitute, chiaramente una legge che quasi, diciamo, smentisce tutta una tradizione storica precedente. Questa trama alla fine ha avuto anche nello stesso cinema, ma basta ricordare un film del 1936 interpretato da Greta Garbo e da Robert Taylor, Margherita Gautier di George Cukor, oppure un altro molto più vicino a noi, Pretty Woman, che è del 1990, di Gary Marshall, poi praticamente è una storia per certi versi simile, e non a caso il protagonista maschile del film porta questa giovane escort a vedere l'opera, a vedere proprio la Traviata nel teatro d'opera di Los Angeles. Quindi adesso tenete presente che la Traviata è una delle opere più rappresentate e anche più amate dal pubblico, e quindi abbiamo voluto anche con quest'opera molto popolare chiudere la nostra stagione. Adesso diamo la parola a Danny Brockhaus, che è il regista di questa nostra edizione, dopo c'è un famoso allestimento scenico, che è quello di Joseph Svoboda, di cui appunto in qualche modo lui vi spiegherà quelle che sono un po' le caratteristiche di quest'opera, che alla fine tenta di coinvolgere, mi è sembrato di capire, l'intero pubblico nel dramma per piano. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutti. Vorrei aggiungere un film alla lista che ho fatto appena, che è di Bolognini, La vera storia della donna delle camelle, un film eccezionale che uscì negli anni 80, precisamente non lo so, l'ho visto un anno fa per caso, l'ho scoperto, con un cast eccezionale, c'è Jean Maria Volonté, la giovanissima Huppert, Bruno Ganz e altri grandi attori, che racconta questa storia veramente in tutta la sua crudeltà, come si è svolta tutta la gioventù prima di venire a Parigi. È un film eccezionale, ve lo consiglio, è stranamente mai fatto successo, è uscito subito dalle sale, credo per una settimana l'hanno proiettato, poi l'hanno ritirato, stranamente. Sì, questa Traviata è nata nel 92 a Macerata. In quell'epoca ero assistente di Giorgio Strela al Piccolo Teatro e avevo con Josef Svoboda un contatto odierno, per mesi, per un anno intero, perché Svoboda lavorò per il progetto Faust, faceva la scenografia, poi ha fatto anche una scenografia per Lamberto Pugelli, quello che dice sì e quello che dice no, di Bertolt Brecht. E come io ero l'unico che parlava tedesco, Strela mi aveva dato il compito di fare il coach di Svoboda ed ero sempre con lui. E lì è nata una grande amicizia, e ho fatto prima nella Traviata con lui al Piccolo Teatro della Donna del Mare di Ibsen e poi tante altre cose in tutto 16-18 allestimenti. Quella più riuscita
riuscita forse, o più famosa, riuscite sono anche altre, anche il Macbeth o altri spettacoli, ma la più famosa è la Traviata, che è stata soprannominata addirittura la Traviata degli Specchi. Che poi dopo Macerata, dopo varie riprese, ha girato tutto il mondo, è stato in America, in Giappone, in Italia, in tutti i grandi teatri, Palermo, San Carlo, Genova, Parma, un po' dappertutto. Allora, questo allestimento è nato dopo una lunga ricerca su quest'opera. Io non la volevo fare in maniera tradizionale, come si la vede spesso, dove non si capisce neanche chi è questa Violetta. Di solito le scenografie sono molto realistiche, con una situazione di una cena dove c'è un grande tavolo e c'è seduta questa donna che si chiama Violetta, poi altre persone eleganti, ma che si tratta di un salotto di una che fa la vita, non viene fuori. Quindi volevo uno spazio che racconta qualcosa su questo ambiente, e infatti l'abbiamo trovato. Questo specchio ha inoltre la qualità di raccontare la storia con due punti di vista, uno che è quello normale, orizzontale, e l'altro è il riflesso che il pubblico vede sempre, e il pubblico diventa in un certo senso una specie di voyeur, che gode questa storia erotica e come si dice in italiano, un po' la storia di una prostituta e questa vita tabù del che Dumas nel suo romanzo chiamò su cloaca splendide, questa splendida cloaca. Poi ci sono delle cose che raccontiamo anche contemporaneamente in questo allestimento, perché ci dà la possibilità di farlo, che è la struttura del romanzo. Infatti Verdi comincia con la fine della Traviata, il preludio, l'adagio e la morte di Violetta. È identico quasi come l'inizio del terzo atto, è in un'altra tonalità ma è la stessa musica. Poi il secondo tema è un ricordo, anche questo, di Amami Alfredo. Quindi Verdi nella introduzione utilizza una tecnica di memoria, di flashback, come si dice nel cinema oggi, e questo l'abbiamo rispettato. Lo specchio si alza un po' come si alza la tomba di Violetta. Vi ricordo che il romanzo comincia con la storia atroce di Dumas, che torna dopo la morte di Violetta a Parigi, va al cimitero, non vuol credere che questa ragazza è morta, e la fa riesuminare, no? Poi quando aprono la bara sviene e alla fine riesce con il permesso del questore di Parigi, pagando una bella cifra di soldi, di portarla a Père Lachaise, che è un cimitero molto famoso vicino a Pigalle, dove sono tutti i grandi francesi, scrittori, scultori, pittori, poeti, e lì c'è anche fino a oggi. Fino a Jim Morrison. Dove? Fino a Jim Morrison, che si è sepolto a Père Lachaise. Sì. Chopin, ci sono tutti, no? E quindi questo specchio che si alza, questa storia che si racconta per l'ennesima volta, fatto con questo specchio che poi
non vi racconto ovviamente adesso lo spettacolo, perché non ha senso di raccontare un allestimento teatrale con le parole, lo dovete vedere. Vi posso soltanto dare alcune informazioni perché abbiamo fatto certe cose. Poi il coinvolgimento del pubblico è verso la fine, quando c'è la marcia funebre, quando lei praticamente muore e ha ancora questo scatto di energia, quando crede di non morire, di essere sana prima di crollare. Anche questo è una cosa estremamente realistica. Magari qualcuno di voi conosce queste storie di persone che muoiono. Allora, a questo punto lo specchio si alza in verticale e il pubblico viene praticamente coinvolto nella storia. C'è una rottura nel racconto, la lirica viene abbandonata e il finale della Traviata praticamente diventa una specie di requiem, immobile, anche con una luce molto particolare, e lo specchio riflette sia l'orchestra, il maestro e anche la platea. Ci sono nella Traviata alcune cose che sono nuove, di Verdi e di Piavo. Il punto cruciale è tutta la storia della campagna. Nel romanzo la storia non è così, lei non va in campagna per abbandonare la vita, lei va avanti tranquillamente a ricevere clienti, e nella vita di Dumas è successo questo: lei ha preso questa villa e ha preso un altro appartamento per Dumas, dove lui doveva aspettare quando arrivava qualcuno da Parigi. Dumas ha sopportato questa situazione una volta, poi dopo la abbandonò, quindi non è come nella nostra storia della Traviata che lei fa il sacrificio e abbandona Alfredo, è stato lui che ha abbandonato lei. C'è una famosa lettera che sarà Bernard ha conservato di Dumas, dove dice: je ne suis pas assez, je vous laisse, vi abbandono, je ne suis pas assez riche pour vous aimer comme je voudrais, et je ne suis pas assez pauvre pour vous aimer comme vous vouliez. Che vuol dire: io non sono così ricco di amarmi come vorrei, perché non ti posso mantenere, no? E non sono così povero di amarti come vorresti tu, perché lei nel romanzo è chiarissimo, gli fa la proposta di diventare praticamente il suo maniaccio. A quel punto Dumas dice basta, scappa addirittura, lascia Parigi. Alcuni dicono che è andato con il padre in Spagna, altri dicono che è andato in Egitto. Comunque ha lasciato la Francia e tutti gli ultimi sei mesi lei scrive in continuazione lettere a Dumas, alle quali lui non risponde mai. Poi quando torna a Parigi va all'asta delle ultime cose che lei ha lasciato per pagare i debiti che sono che erano rimasti, e lì acquista Dumas un libro che è Manon Lescaut, perché per Dumas Grieux era il grande esempio di un uomo depravato, perverso, che aveva il coraggio di lasciare la sua esistenza e di andare in America con Manon. Però Grieux appartiene a un altro periodo, era il periodo del garantismo, dei libertini, dei Don Giovanni, ci sono tanti nobili che erano famosi in quel periodo, e Dumas era un giovane studente che voleva fare
l'avvocato e quindi rischiava anche a sputanarsi totalmente a Parigi con questa storia, no? E questo punto è un punto debole, secondo me, quando Violetta accetta questo sacrificio. E ho sentito la necessità di sottolinearlo molto con un avvenimento scenico che poi vedrete, che convince lei di fare veramente il sacrificio, perché lei egoisticamente praticamente decide, con una mentalità cattolica religiosa, di salvare la sua anima facendo il sacrificio con la speranza che Dio la accoglie nel paradiso. È tutto lì, no? Come la malattia che lei aveva, anche questo nel romanzo è identico. Questa giovane ha sempre preso come una punizione per la sua vita depravata, e quindi la Violetta accetta questo sacrificio sapendo che muore tra breve. Sono rimasti alcune settimane e lei lo sente, lo sa, e quindi abbandona Alfredo per questo. Se avete poi delle domande, ma conviene di averlo prima visto, perché ci sono nell'allestimento molte cose che sono molto particolari e non usuali. Quello che posso dire prima di chiudere è che utilizzo con conseguenza un linguaggio simbolico. Non è un linguaggio realistico, lo vedrete poi, è un linguaggio onirico, il linguaggio che abbiamo noi anche nei nostri sogni. Questo linguaggio che noi abbiamo nelle visioni dei sogni è un linguaggio esclusivamente emotivo. Ogni sogno che noi facciamo, lo facciamo perché sotto c'è un contesto emotivo non risolto o molto forte che viene trasportato in una visione, in una storia che sembra apparentemente realistica, ma non lo è. Non lo è perché non obbedisce alle logiche della nostra vita, per esempio non obbedisce alla cronologia del tempo. Nel nostro sogno possiamo sognare dei tempi contemporanei, 3, 4, 5 strati di tempi che si svolgono contemporaneamente. Questo accade anche all'inizio della Traviata. Quando lo specchio è alzato, entra per esempio Alfredo, che è nella sua ricerca di poter capire la sua storia con Violetta, sta leggendo le lettere che poi butta via, che sono queste famose lettere di Traviata. Poi ci sono dei figuranti che entrano, che è la gente all'asta che fruga con curiosità nelle cose lasciate nel luogo del delitto, che era veramente, è accaduto veramente così, e Giumano descrive molto meticolosamente. Le mogli borghesi che potevano andare finalmente a casa di una puttana e vedere come vive, e il terzo è l'entrata di Violetta con Dufol, che sta rientrando a Parigi, perché la storia comincia proprio quando Violetta ha fatto, pensa Marie Duplessis, ha fatto una cura a Baden-Baden, dove tra l'altro ha conosciuto anche Franz Liszt, ha avuto una storia con Franz Liszt, rientra a Parigi e riprende in mano la situazione che Flora, che nel romanzo si chiama Blanche, aveva nel frattempo preso, no? La regina di Parigi non era più lei, ma era questa Blanche, e lei riprende in mano la situazione. All'inizio dell'opera queste cose vengono accennate, ma non sono molto chiare, quando Flora dice ma io voglio bere, ma
voi potete? E lei dice sì, lo voglio, no? Sono allusioni si stuzzicano tra di loro. La Flora dice: ma cosa pensi tu che sei malata, che ti puoi qua divertire? È vero, no? Non sono molto chiaro, ma uno che conosce la fonte letteraria lo capisce subito a che cosa è riferito. Quindi vi volevo dire che anche poi lo strappo del sipario e il primo quadro è un altro tempo allora, no? Quindi sono 4-5 tempi contemporaneamente che vengono raccontati. La musica fa la stessa cosa, la musica è un linguaggio esclusivamente emotivo. La musica racconta sentimenti di tristezza, di dolore, di gioia, di allegria, di quello che volete, ma non sono cose del raziocinio, ma sono tutte storie legate alla nostra emotività. Quindi il linguaggio del sogno o il linguaggio onirico, come lo volete chiamare, meglio, simbolico, secondo me si lega perfettamente al linguaggio della musica. Va bene. Adesso il maestro Lanzillotta, Francesco Lanzillotta, ci introdurrà nella parte musicale dell'opera. Il maestro ha già diretto, diciamo così, è una conoscenza del teatro sassarese, ha già diretto il Dittico di Nino Rota, quando erano un paio di anni fa che l'abbiamo fatto. E poi un concerto sinfonico, se non sbaglio, che ho detto venire. Prego, maestro. Buonasera. Parlare della Traviata a livello musicale può essere, come dire, l'ennesima ripetizione di ciò che sarà stato detto mille volte. Io credo che la cosa più interessante da dire sia, come dire, capire come un direttore d'orchestra deve approcciarsi aprendo una partitura del genere. È una partitura che in realtà appena la si apre si incontrano pochissime indicazioni. Ora, ad esempio, il primo discorso è la produzione con Poem, e Poem invece è una partitura nella quale ci scrive qualsiasi cosa. In ogni battuta c'è un'indicazione che può essere relativa alla concertazione o al modo di fraseggiare del cantante e via dicendo. Quindi questo non lo fa in Traviata, tranne in alcuni punti, anche a livello metronomico, ci sono pochissime indicazioni. Ora, questo chiaramente non può essere sottovalutato, o meglio, un direttore d'orchestra, per capire in realtà, questo ovviamente è la mia opinione, come deve essere diretta Traviata, non può pensare che queste poche indicazioni siano semplicemente, come dire, una mancanza del compositore. Non lo sono, semplicemente era un'epoca differente in cui il compositore era sempre presente alle prove, quindi tante cose venivano dette da lui stesso al direttore d'orchestra e ai cantanti. Di conseguenza, oggi, non avendo più il compositore presente, quello che secondo me noi possiamo fare è partire proprio dal testo. Un testo del genere in realtà ci dà tantissime indicazioni su cosa e su come il compositore ha gestito sia la linea vocale sia l'orchestrazione. Ecco, per esempio, una parte molto interessante della Traviata è la gestione dell'orchestra, non soltanto delle linee vocali. In fondo Traviata è un continuo cambiamento, anche veloce, di umori, di emozioni. In 20 minuti, ad esempio, all'inizio del secondo atto, troviamo odio, rabbia, passione, amore, delicatezza, tutto in qualche modo gestito musicalmente con sezioni, micro sezioni musicali che cambiano costantemente, velocemente,
e che in qualche modo supportano tutto quello che avviene a livello come dire, vocale e di conseguenza quello che il testo in quel momento sta dicendo. Tutto questo per dire che l'accompagnamento, per esempio, orchestrale, che a prima vista può sembrare banale, no? Nel momento in cui un compositore scrive semplicemente quattro crome per accompagnare una linea vocale, un direttore deve porsi la domanda su come quelle quattro crome devono essere suonate. Sarebbe troppo banale suonarle semplicemente così come viene. E il modo in cui quelle quattro crome devono essere suonate ce lo dice il testo che in quel momento il cantante sta cantando. Quindi, le domande che mi sono posto è che tipo di articolazione usare, se lo staccato dell'orchestra è sempre lo stesso o deve cambiare nel momento in cui sta cantando un cantante piuttosto che un altro, le dinamiche, come gestirle e soprattutto come gestire le dinamiche all'interno di un accompagnamento. Devono seguire la linea vocale del cantante o in realtà devono essere un velluto così senza anima all'interno del quale il cantante può fare quello che vuole? Sono tutte domande che sono molto stimolanti per noi, per noi che interpretiamo una partitura del genere. Ora, mi piacerebbe farvi ascoltare i primi proprio 20 minuti del secondo atto. Non conosco questa edizione, ma il direttore è Prete, che è un mago dei valori dell'orchestra, quindi sicuramente sarà sicuramente interessante ascoltarlo. Quello che vi consiglio è di non ascoltare solo esclusivamente le voci, quindi la linea vocale, ma prestare un orecchio all'orchestra, come vedi cambia così velocemente l'orchestrazione ogni volta che cambia l'umore del cantante che sta cantando. Vedrete che all'inizio Germont entra nella casa di Violetta, Germont, questa figura così aristocratica, nobile, quasi aggredendola verbalmente, in fondo implicitamente le sta dicendo che è una prostituta. Nel momento in cui viene colpito dalla dignità di questa donna, in realtà cambia, quasi implora Violetta, commuovendosi, di lasciare quest'uomo, raccontandole che ha una figlia che altrimenti non potrebbe sposarsi. Ora, un cambio così radicale da un uomo che in realtà entra, aggredisce una donna, nel giro di 3 minuti, perché passano 3 minuti, nel giro di 3 minuti quasi la implora, renderla musicalmente, come ha fatto Verdi, è veramente difficile. Credo che questi 20 minuti siano forse, come dire, uno di quei momenti rivoluzionari della storia della musica. Per me sono sicuramente, è sicuramente il momento più bello di tutta l'opera. E credo che, insomma, iniziare un atto con 20 minuti di dialogo fra due persone, un dialogo così intenso, per l'epoca è stata una mossa coraggiosissima, ovviamente all'epoca criticata, ma che in realtà ha aperto dei grandissimi scenari che poi, come diceva, sono stati chiaramente ripresi nell'evoluzione di Verdi stesso. Allora, ci ascoltiamo il secondo atto, dalla traccia. Dalla traccia 13. È proprio l'ingresso di Germont.
Seguire esattamente la linea vocale, quindi tutte le dinamiche della voce, lui esegue con l'orchestra, perché è quello che in realtà va fatto. Ci sentiamo anche la traccia numero 10, così chiudiamo un po' di
esperienza. Diciamo non vuole recitare, nonostante in qualche modo Alfredo non si vede messo in genere, no? Come no, che... no, no, viene messo, quindi praticamente diventa quasi una cosa simbolica, un personaggio irreale, quasi il suo animo che vede la persona di cui lei si innamora, però al tempo stesso è costretta in qualche modo a continuare a fare questa vita. Sì, la vedo anch'io così, è una voce interna sua, no? Ci sono anche allestimenti dove Alfredo è in scena, che si può avere una cavolata, non si deve vedere. Va bene, se volete fare delle domande sia sulla parte registica, che il maestro Brockhaus ha spiegato molto bene come ha interpretato quest'opera, no? Soprattutto
penso che l'aspetto più originale sia anche quello di rapportarsi al romanzo di Dumas figlio. Io tra l'altro devo dire, è un attore rispetto al padre che già da ragazzo, no, con la saga dei Tre Moschettieri, ho frequentato poco, non so cosa abbia scritto, al di là della dama, della dama. Sì, ha scritto altre cose, ma tutta roba minore. L'unica cosa è questo romanzo che ha vissuto veramente intensamente lui stesso. A differenza del padre, che aveva una schiera di neri, no, si chiamavano così, che praticamente facevano le ricerche e anche facevano un prescritto per lui, no? Molti di questi romanzi di Dumas, lui tra l'altro aveva spesso dei contratti micidiali con gli editori, no? Era costretto nei romanzi da appendice, proprio il giornale pubblicava quel giorno uno straccio del romanzo, e quindi bisognava, no? E allora c'erano questi che gli scrivevano così una bozza, diciamo così, e lui genialmente si l'ha inventato lui proprio il romanzo a puntate. Sì. No. Sì. Prego. Questo testimonio sì. Lo stai scrivendo molto lungo, molto spettacolare come riflessione. Come si è trovato nel trasferimento, nel teatro, nei trasferimenti? Sì, ma non è la prima volta che la Traviata viene fatta in un teatro al chiuso. L'ho fatto già insieme con Svoboda nel 1993 al Teatro dell'Opera di Roma. Funziona benissimo, in alcuni sensi è addirittura più intenso, ovviamente il fascino di Macerata, questo muro larghissimo e lo specchio che sta lì nel vuoto, è enorme, anche il racconto dell'asta e tutto quello che è laterale a Macerata. Diventa un mercatino a Macerata. Sì, è più bello, però la Traviata è forse la prima opera intima da camera che è stata scritta, no? Quindi anche questa è una grande invenzione di Verdi, di solito i soggetti delle opere liriche erano soggetti storici, antichi e così via. Questo è una storia a livello di Ibsen, Strindberg, no? È un teatro da camera intimo, e quindi questo allestimento, lo specchio che si è chiuso è rettangolare, non è dentato come la Macerata. La Macerata è una forma un po' da scultura, però questa forma è di Svoboda, non l'ho fatta io. Per Roma e poi per tanti altri teatri, l'ho fatto anche con Bergonzi a Parma per il suo corso di giovani cantanti, prima a Busseto, l'abbiamo provato in questo bellissimo, piccolissimo teatro Verdi lì, e poi l'abbiamo fatto a Parma con i giovani. Questa forma rettangolare dello specchio che Svoboda, come quella dedicata, aveva previsto una variante? No. Quella dedicata è la versione originale della Macerata, la versione rettangolare è per i luoghi chiusi, no? Che poi mi ricordo che stupidamente nel 92 ho anche rifiutato, perché dopo Macerata c'era una richiesta del teatro di Bilbao che volevano farlo al chiuso, e io ho detto stupidamente: ah no, al chiuso mai, non è possibile, no? Mi sono giocato quell'occasione e sicuramente tante altre, purtroppo. Poi dopo ci ho ripensato quando era Paolo Carignani che voleva farla a
assolutamente a Roma e poi l'avevo fatta insieme. Ci sono altre domande? Quello che devo ancora dire, quello che è differente di Macerata è un'altra cosa. Lo vedrete anche sul manifesto, c'è scritto adattamento scenico di Benito Leonori, che è un mio ex assistente alla regia, che è adesso direttore degli allestimenti al Teatro Pergolesi di Iesi, perché le prime volte che l'abbiamo fatto al chiuso, questi grandi teloni di 24 metri di larghezza venivano piegate, no? E la pittura che era fatta di una misura di 24 metri per 12, cioè enorme, no? Non sta in nessun teatro al chiuso, erano sempre poi piegati, messo con lo scotch sotto, si perdeva molte cose la pittura, e la pittura era anche troppo grande. Allora Benito ha avuto l'idea intelligente di fare una riduzione, cioè di fare la stessa cosa ma un po' adattato alle misure del chiuso, no, le stesse pitture ma tutto un po' più piccolo, e quindi questi teloni qua sono di Iesi e sono gli stessi motivi di Macerata ma un po' ridotti. Bene, allora se non ci sono altre, ti auguriamo buon ascolto di questa nostra produzione. Quello che diceva Brockhaus è secondo me molto importante. La prima opera è intimista, quindi è diversa un po' anche da melodramma tradizionale, che come diceva spiritosamente George Bernard Shaw, no, un'opera lirica e un tenore che vuole andare a letto con un soprano e un baritono che glielo impedisce. Di questa è completamente diversa. Ma questo è sempre così. Grazie. Sì.